La detenzione non è l'unica strada prevista verso l'autore del reato. Quali sono altri metodi alternativi? Si parte dal carcere e se il detenuto dimostra di poter essere, utilizzi i termini del codice, rieducato, lo si può porre in libertà totale. Affidamento in prova al servizio sociale, in semilibertà, al lavoro all'esterno, ma ci sono anche altre misure sicuramente molto più interessanti, come la messa in prova, che è una vera e propria pena alternativa. E quindi la ricerca su dei mezzi che possono essere più utili del carcere esiste. Poi dobbiamo vedere anche come verranno definiti gli stati generali con tutte le proposte e quante di queste proposte potranno andare essere codificate e rientrare nella legislazione italiana. Bisogna trovare delle alternative al carcere, su questo non c'è dubbio, perché il carcere può avere una sua utilità, ma non è utile per tutti i reati e per ogni situazione. Quali metodi vengono utilizzati in Italia e in Piemonte? La messa in prova, che è una pena alternativa, quindi non si entra nemmeno in carcere. Ci possono essere le misure alternative, dall'altro anche dalla libertà, quindi affidamento in prova e semilibertà. Ma quando il detenuto entra in carcere c'è un periodo di osservazione, di trattamento, e poi si propone alla magistratura di sorveglianza l'eventuale adozione, appunto, delle stesse misure alternative. Poi ci sono le misure alternative per i detenuti tossicodipendenti, addirittura sino a pene, sino a 6 anni. Diciamo che la legislazione attualmente già permette molte strade. Spero che altre strade ci siano ancora. L'importante, secondo me, è proprio studiare delle pene alternative al carcere, cioè proprio che possano bypassare completamente il carcere, appunto perché il carcere molte volte ha delle situazioni negative che non sono facilmente affrontabili. Quali sono le proposte per arginare la criminalità e per rieducare l'autore del reato? Se pensiamo allo stretto argomento del carcere, è evidente che il carcere in sé per sé non determina sicurezza se non per quel periodo in cui la persona è all'interno. Il problema si pone nel momento in cui esce, e c'è il rischio che in una situazione dove non viene affrontato, dove non c'è trattamento, non ci sono quelle misure rieducative, la persona possa uscire addirittura peggiorata rispetto a prima, e quindi si perpetua il reato e si perpetua anche l'insicurezza sociale. Il carcere deve generare sicurezza, ma anche nella fase successiva. E questo soltanto la possibilità di lavorare anche all'esterno ce la può dare. Sappiamo perfettamente che le misure alternative invertono completamente la situazione della recidiva, cioè chi rimane in carcere per tutta la pena delinque, ahimè, intorno al 70-75%, invece si inverte totalmente nel momento in cui si adottano le misure alternative, cioè si riesce a reinserire la persona nel contesto sociale, quindi a renderla non pericolosa, addirittura al 70-80%.